Vedo che non siamo soli. Mi auguro che non ci impediscano di passare. Watson, temo che dovrò chiederle di rimanere qui. Come dice? Me ne occuperò io. Inoltre il signor Solomonovic deve parlare con lei. Prego, signor Holmes. La sta aspettando. Abbiamo seguito le sue indicazioni per filo e per segno. È tutto sotto controllo. Non so come ringraziarla. Isaac, la lascio con il dottor Watson. Credo che si aspetti una spiegazione. Salve, Watson. Holmes, è impazzito? Sa cosa ha appena fatto? Certo, Watson. Come può lasciare che quell'essere abominevole scorazzi libero per le vie di Londra? Perché non si è rivolto alla polizia? La polizia non lo troverebbe mai, Watson. Anche se, grazie a questo caso, ci sarà un maggior controllo a Whitechapel. Non tutti i mali vengono per nuocere. Ma Holmes, non è stata fatta giustizia? E oltretutto ci rende complici di un assassino! Io non servo giustizia, Watson. Io offro la verità. E facendolo, presto un servizio di grande valore al mio paese. O forse non ha pensato all'ondata di antisemitismo che questo caso avrebbe potuto scatenare. Watson, questo distretto ha visto scorrere fin troppo sangue. È ora che i vicini di Whitechapel riacquistino la serenità perduta. E poi pensi alla famiglia di Levi. Sono innocenti quanto me e lei, ma sarebbero le prime vittime della giustizia se tutto ciò venisse alla luce. Abbiamo forse il diritto di condannare un'intera comunità per il crimine di uno solo dei suoi membri, Watson? Ho piena fiducia nel signor Solomonovic e nella comunità ebraica. Loro più di chiunque altro sapranno cosa devono fare con Levi. Watson, è inutile dire che questo caso non potrà mai essere immortalato tra le sue opere. Si inventi qualcosa di insolito, qualcosa di fantastico, qualcosa che aiuti i londinesi a dimenticare questo oscuro episodio della loro storia.
Magari una storia su uno spettrale cane che di notte brilla nell'oscurità. Non sia ridicolo, Holmes. E poi, cosa dirà la gente vedendo che la polizia non arresta più alcun assassino? Cose che succedono, Watson. La polizia saprà come uscirne. Ci riesce sempre. E i vicini, col finire degli omicidi, riacquisteranno a poco la fiducia nelle forze dell'ordine. In quanto a Jack lo squartatore, subirà la peggiore delle condanne possibili. Intrappolato a vita in un carcere sorvegliato dai membri della sua stessa comunità. Finché un giorno la malattia che l'ha portato a intraprendere questa strage farà di lui la sua ultima vittima.